Guidance is internal. Ignition sequence start. 3, 2, 1. Houston, we have a problem. Liftoff. We have a liftoff. You can tell it's real because it looks so fake. 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 Ciao gente, come va? Qui è Geranism e sono tornato con un altro video per voi oggi. Ho visto questo post su Facebook questa mattina dove un astronauta dell'ISS ha visto un satellite che incrociava insieme la vista dall'oblò circolare e credo che stesse viaggiando a 29.000 km orari, appena sotto di loro. Sembrava vicino alle nuvole. E ho pensato che forse anch'io posso vedere un satellite, perché forse lo ricordate, forse no, ero solito andare in orbita. Ma poi mi sono trasferito e so che molte persone hanno pensato che mi sono trasferito a Terra, ma vi state sbagliando. Adesso mi sono trasferito nuovamente in orbita. Lasciate che vi mostri la vista dalla mia finestra qui. E vediamo. Ecco qui. Che ne pensate? Wow, guardate che veduta. È il Sole chiaramente a 149 milioni di chilometri. Per la precisione, 149 milioni e 600 mila chilometri. Ora, molti là fuori pensano che la curvatura che si vede è la veduta del cerchio. Ma non lo è. In realtà è il limite della Terra, è la curvatura della Terra palla. Voglio dire che si vede chiaramente che è una palla, giusto? Basta seguire quella linea, è come una fotografia. Sapete, quando avete una palla da basket, si vede solo la parte sopra, non si riesce a vedere la grandezza di tutto, ma è chiaramente la curvatura della palla, la vedete chiaramente. Sembra che vada via diritta, ma scende verso il basso alla fine della linea. Questo è l'orizzonte, ma nella parte finale del viottolo non so perché per voi è così difficile da capire. Risolverlo, cretino. Ah, santo cielo. Io voglio continuare a fare scienza perché mi piace. Amo la scienza. E se guardiamo all'angolo della finestra oggi, come la NASA, vediamo anche noi arrivare un satellite. Guardate qui. Mi spaventa un po' questo perché mi sta avvicinando troppo alla casa. Mi ha appena sbagliato. Wow, molto vicino, Voglio mostrarvi un'altra cosa. So che avete sentito parlare della cupola, che c'è anche sulla stazione internazionale che si trova in orbita. E qui ho installato la pupula. Fa il doppio servizio, serve oltre che per liberarsi, per vedere la Terra. Date un'occhiata, non è meravigliosa? E se volete spaventare qualche familiare, potete tirare l'acqua che scenderà all'impazzata girando sopra le case e facendoli divertire. Ma fate attenzione perché potrebbero esserci delle perdite e se ci sono delle perdite vuol dire che perde e bisogna seguire le procedure e andare fuori dalla casa e controllare. Sì. Vabbè, ricordatevi di fare le vostre proprie ricerche perché una volta che le farete non crederete mai più a quello che vi hanno raccontato. La prossima volta qui è Geranism.